Buona fede. A proposito di questioni di giustizia, e parto da una cosa detta da un esponente del suo partito che è Giachetti. Rivolgendosi a Zingaretti ha detto: ma noi abbiamo due pesi e due misure. Abbiamo chiesto le dimissioni della governatrice dell'Umbria Catiuscia Marini, poi il governatore della Calabria Oliverio, anche lui indagato per abuso d'ufficio, e non si è chiesto lo Sì, stesso no. trattamento. Perché? Mi pare che la questione dei due pesi e due misure sia un po' generalizzata, perché io ascoltavo anche questa bella discussione adesso, ma mi pare che il garantismo della Lega sia un garantismo ad personam. O meglio, mi spiego, quando c'è stato il caso della Presidente dell'Umbria, Salvini non ha aspettato un attimo, ha preso e è andato sotto il Palazzo della Regione per dire che la Presidente Catiuscia Marini doveva dimettersi. Sì. Diverso. Oggi vediamo che c'è un caso, posso dire, poi è chiaro, io sono veramente garantista, quindi io mi auguro che, e sono convinta che ci voglia una riforma della giustizia che metta al primo punto la certezza dei tempi, siamo tutti d'accordo su questo. Però siccome sono garantista e veramente credo che sia la magistratura a dire la parola finale, allo stesso tempo però non capisco come mai Salvini non ha preso la macchina e non sia andato sotto il palazzo della Regione Lombardia, visto che Sì. siamo davanti a un suo governatore che è altrettanto indagato, sia chiaro. Ecco, non capisco come mai Salvini non sia andato sotto il palazzo della Regione Lombardia per chiedere che Fontana dia le dimissioni. Allora, tutto questo per dire, e peraltro insomma, mi faccia dire che non è solo un problema della Lega, perché vediamo anche i 5 Stelle che se c'è la Raggi indagata va bene, deve restare al suo posto. Se c'è uno del PD indagato deve dimettersi Sì. Sì, nel momento stesso in cui insomma, arriva la lei sa garanzia. qual è, Per cui. cosa si dice, cosa dice il Movimento 5 Stelle, visto che non abbiamo esponenti, dice no, bisogna valutare caso per caso, sono casi molto più gravi e Il quindi caso c'è per un caso, atteggiamento se siamo in uno stato di diverso. diritto, il caso per caso lo valuta la magistratura e non lo valuta la politica. Però anche la politica abbia un minimo di coerenza, perché non si può fare giustizia fare giustizialismo ad personam. Questo lo dico a Ciocca, lo dico anche ai miei, sia chiaro Sì, no. e evidente. Allora,